gentlemen, we would like to take a moment to invite you to an ongoing. Vince, Nico, che eleganza, puttana! Torna tutti! Vergogna! Ma porto! Così mi piace! Così mi piace! Dai, che ci si diverte! Ciao, Valerio! 3 euro al giorno perché non c'è una funzione di spalla. E invitiamo i circensi a mettere un video dove ci fanno vedere come vengono addestrati gli animali. Vediamo questo, se è possibile. Sì, dai, dai. Hai preso la corrente? Perché non confondiamo i filmati e cose che avete dei circhi russi, dei circhi in Cina, di quei circhi lì. Qua siamo in Europa, non siamo né in Cina né in Russia. Allora, se c'è qualcosa che non va in Russia, si può stare al governo russo, agli animalisti russi. Ma dato che in Russia il circo è smoderato più che il cinema, e se qualcuno si avvicina al circo e dice che l'animale è fatto male, lo picchiano tutti. Però poi è un'altra storia. Poi ci sono dei controlli, dei parametri, dei regolamenti, che sono quelli che vengono controllati e vengono misurati. Finché lo Stato dice che vanno bene, per noi vanno bene. Quando lo Stato dirà che non vanno più bene, ci sarà di fare le modifiche. Chi potrà farà le modifiche, chi non potrà non le farà e magari chiuderà. Però fino adesso è così. Ma non puoi venire a dire che io torturo un elefante con la fiamma ossidrica, che non puoi avere un filmato, non puoi, io non ci credo neanche che la Moira abbia detto a questa somara qua che noi con la fiamma ossidrica depiliamo gli elefanti. Io ho mai visto depilare un elefante in vita mia. Anzi, io ti dico che sono andato in certi zoo dove gli elefanti hanno le lunghe mezzo metro e quello gli fa problemi ai piedi. Poi gli vengono curate le unghie, come ai cavalli, come. Però voi basta che andate su internet e ne trovate una marea di filmati. Ma te trovi anche una marea di filmati di gente che si bacia, si arrotola con le orecchie, cosa vuol dire? Sì, è vero, però noi non è che ci contagniamo se ti rotti un leone. Ma io dico, c'ho degli amici che tengono i leoni più di 2 figli e gli dico, ma guarda che prima o poi finirai mangiata, perché non è che se tu hai allevato il leone come tuo figlio, un giorno questo qua, l'istinto dell'animale è sempre quello, perciò un giorno ti può anche mordere, sì, cioè bisogna sempre stare attento. Sono i figli che raccontano i genitori, figuriamoci. Anche mio gatto. Però c'è gente, io ti dico che nel circo, chi lavora con gli animali,
perché la voglio, è perché la passione degli animali. Perché se io non ho la passione degli animali, non mi ci impegno neanche. Perché è veramente una vita di sacrificio. E ti dico questo perché mio papà ha lavorato con i scimpanzé per 25 anni e mio papà non andava neanche a mangiare la pizza fuori. Perché se saltava la corrente doveva essere qua, perché se c'era un problema doveva essere qua. E spendeva 800.000 lire a settimana per dargli da mangiare i scimpanzé. Ma allora dovete essere voi a condannare i circhi che invece lavorano in modo diverso? Ma io non posso, allora, io non posso. No, perché secondo il mio punto di vista io tengo bene gli animali, secondo il suo punto di vista lui tiene bene. Ci sono dei regolamenti. Ma se voi sapete, ma scusami un attimo, ma se tu sai con i pungoli d'acciaio, voi dite no, questo guarda, è il fatto che noi ci condanniamo. Sì, ma no, infatti. Ascolta me. Se c'è della gente che è pagata dallo Stato per venire a fare i controlli sopra le ma va, ma guarda che ce l'abbiamo tutte le settimane. Ma non fanno tutte le settimane. Ma dimmi un veterinario dell'Asia cosa ne vuole capire dell'elefante. Questo è già tanto allora, che sa che cos'è la mucca. Infatti noi, cioè, quando sta male un animale, tipo un elefante o un leone, non chiamiamo il veterinario dell'Asia. Eh no, avete chiamiamo i vostri esotici. Chiamiamo il veterinario di animali esotici. Si chiama un pirla che non capisce un cazzo. Ma giustamente le lo fa anche Flavio. Però dal dottor Klein, c'è cioè una clinica a Parigi. Ma infatti io con Derek, quello del Millennium, che adesso lui ci ha accolto, ci ha fatto vedere gli animali, abbiamo fatto un dibattito lì davanti agli animali. Io te stessa male, cosa fai? Lo chiamo, e dove sta il tuo veterinario? Vabbè, prende l'aereo e ci mette un paio d'ore ad arrivare. Tu sì, però aspetta, se l'animale ha una torsione del rumine. Ascoltami un attimo. Allora, quando si parla di cavalli. Perché lo devi tenere? Noi abbiamo avuto un cavallo qua che ha avuto le coliche 3 giorni. Appena è stato male, è venuta una ragazza qua, veterinaria, e sta a 4 ore. Da gestire, esatto. Perché ci sono tanti che trattano gli equidi. Ma c'è più che il cavallo, non c'è altro. Sì, ma noi non sapevamo neanche. Non lo sapevamo neanche. Allora, prima da fare sta roba... Non l'abbiamo organizzato noi. Noi siamo venuti a dare una mano a loro, però abbiamo noi siamo un movimento etico tutela animali in piedi. Ma non c'è neanche a Bergamo. Non è giusto, non mi ricordo perché ho girato animalisti davanti, la gente che veniva con i bambini al circo, puttana, brutta puttana, con la porta signora al circo. Insomma, noi lo facciamo solo perché se qualcuno o noi o voi aggredite, noi non aggrediamo nessuno. Ascoltate, guarda, senti una cosa, ma dimmi una cosa, ma uno del circo ha mai aggredito qualcuno per niente? No, ascolta, sono aggrediti perché